E bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video. Sono al Monza Pizza Bike Park. Siccome dovevo finire di sparare su questo salto, sto allargando tutto il fianco, come si può notare. Sto tirando su tutta questa terra, l'attaccherò lì. Guardate che giornata, guardate che cielo che c'è. Incredibile veramente. Lasciatemi finire questa cosa, poi andremo a casa. E mi è arrivato tutto, tutto ragazzi, tutto. I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fiend. I do this for Siccome sono quasi le 5 e mezza, la famina da merendina inizia a farsi un po' prepotente. Per questa bella merendina ne approfitto perché ho ricevuto oggi questo pacco da Bulk Powders. Andiamo subito a fare un unboxing veloce di questa. Cosa potrà mai prendere, ragazzi, secondo voi, un atleta quando un'azienda come Bulk Powders si iscrive? Ovviamente crema di cioccolato con le nocciole fondente, mi raccomando. Guardate qua, barrettine. Queste adesso me ne mangio qualcuna. Barrettine proteiche. Ragazzi, sapete cosa c'è qua dentro? Sono palline di cioccolato. Non vedo l'ora di mangiarlo. Bracce. Comunque, siccome questa azienda, vedete che fa un sacco di prodotti molto interessanti, ma anche molto molto specifici per l'allenamento, per prendere questi prodotti avrei bisogno appunto di un nutrizionista. Nutrizionisti che volete fare una bella collab, scrivetemi. Io per adesso ho ordinato cose che so che posso assumere senza problemi. Sono sostanzialmente integratori, elettroliti, omega 3. Allora, mi sa che assaggerò una di queste, che se non mi sbaglio è tipo melassa. Assaggiamo questa barrettina come merendina di oggi. Ricordo un sacco, come gusto, la caramella mu. In descrizione trovate il link, se anche voi volete prendervi qualche barretta. Quando andate a fare sport ci sta, porta dietro qualche barrettina, qualche prodotto di reintegrazione, quindi acqua, sali minerali, elettroliti, robe del genere, così rimanete sempre belli carichi, perché solo acqua, soprattutto quando fa così caldo, state facendo un bello sforzo, non è proprio il massimo. Vedete in sottoscritto che a Rotorua nel 2016, penso, poco prima della run, siccome non avevo preso nessuno di questi prodotti, cosa è successo? Mi è venuto un crampo al braccio proprio nel momento in cui stavo per partire. Ma sapete cosa vuol dire? Un crampo proprio che mi si è chiuso il braccio e non riuscivo più a aprirlo. E io dovevo partire per la run. Fortunatamente Gianni Granieri è venuto lì, mi ha fatto tipo un massaggio, mi ha inserito le dita nel crampo e me l'ha sciolto in qualche modo. Ma mi ricordo che anche quando sono andato in fondo, appena ho finito la run, il braccio mi si è richiuso subito. Quindi, integrate. Ok, delizioso. Do this for my mother, she'll be working for the summer. Do this for my father, cause these days I often wonder what my life would have been like if I was not adopted. Ok raga, ho finito adesso. Come al solito vado fuori orario, sono le 8:30. Quindi direi che noi ci vediamo domani e subito dopo la sigla. Siamo tornati, siamo al giorno dopo. Vi mostro velocemente il disordine di camera mia attuale. Scrivania, mobile, casino, sempre casino. Angolazione più lontana. Però per i fan più assidui avranno notato che rispetto a come è di solito camera mia, che è così, ci sono già in più un monitor e questo simulatore di guida. Proprio perché in questo periodo ho ordinato queste cose, quindi ho già unboxato queste due cose, di cui però ho filmato l'unboxing. Quindi adesso vi lascio a un unboxing veloce dello schermo. È arrivato il primo oggetto. Totale confusione, ragazzi, ma guardate che figata. Guardate quanto è grasso. Grasso. Quanto è grosso. E anche del simulatore. Altro pacco. Attenzione. Ops. Pensavate che non fosse da Toto? Qua adesso ci si diverte. Però appunto il mio obiettivo era ricreare un po' lo spazio di camera mia, perché il problema, il tavolo in questo punto ingombra troppo. Quindi ho comprato anche una scrivania nuova che è arrivata. Quindi adesso è il momento veramente di rifare tutta la postazione. Primo passo è riordinare e liberare tutta la mia camera da queste cose. I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for I do this for my sister. Cosa è successo qui? Non c'è più il tavolo. Come fai ad andare sotto il tavolo adesso? Come fai, Zelda? Non arrenderti così.
Dobbiamo combattere, Zelda. Dobbiamo combattere. Dobbiamo finire. Non arrenderti. Allora, già adesso si riesce un po' più a respirare in questa camera, già senza il tavolo. Io ho liberato anche questo. L'idea è quella di mettere la nuova scrigna in questo angolo. Dovrei spostare anche questo ripiano, però voglio comunque mantenere un ripiano libero perché voglio metterci dentro tutti i miei un po' di queste robe qui che sono tipo trofei o robe del genere. Quindi adesso cerco di capire come spostare questi ripiani, se toglierli, se semplicemente spostarli più in alto. I'm living things I dreamed about, I still encounter it. It ain't something that a cigarette or alcohol can fix, but all because of it I flipped it quick, went on to write some hits, this a success. Adesso velocemente monto la scrivania e vedo un po' come disporre il tutto in questo punto, perché vorrei appendere. Vedete che ci sono già un paio di cartelloni delle mie vincite appesi, però ne ho di molti più belli rispetto a quelli e voglio mettere i migliori lì, così almeno ce li ho sempre lì visibili, si vedono anche nei video, insomma è più bello. The ones who didn't looking stupid while they're asking why. Couldn't lie, I really do this for the ones I love. Those who treat the music as a vice and lyrics like a drug. Le istruzioni non erano proprio chiarissime, devo essere sincero. Ho già anche disposto questi assegni che sono secondo me più significativi per me. E qua ho messo delle medaglie, cioè quella, anzi, magari farò un video dedicato con tutti i trofei che ci sono appesi in camera, perché ne ho veramente tanti. Qui in mezzo in realtà, ragazzi, devo mettere il supporto da muro per lo schermo. Comunque, niente, adesso prossimo step, ragazzi, è riordinare tutto. Però direi che sta venendo veramente, veramente top rispetto a prima, eh. Non volevamo fare le cose troppo in grande, ma neanche troppo in piccolo. Ci siamo quasi. Però mancano ancora un po' di cose che non mi sono ancora arrivate. Per vedere il risultato finale dobbiamo aspettare ancora un po'. Ci vediamo tra qualche giorno quando mi arriva tutto. Ok, ragazzi, è passato qualche giorno dall'ultima clip che avete visto. Oggi è domenica e Amazon Prime consegna lo stesso. Fantastico. Ok, bene, adesso rismonto tutto, rimonto quelle cose lì e forse riuscirò ad arrivare a una fine. Siamo arrivati alla fine, finalmente. È veramente fighissima, cavolo. È venuta proprio... Anzi, davvero rende ancora di più rispetto a come erano i miei pensieri. Adesso ve la faccio vedere, ve la faccio vedere. Siete pronti? Boom! Damn! Guardate qua, ragazzi! Che roba! Cioè, non so se ci rendiamo conto, ragazzi. Non so se vi ricordate com'era la camera mia, che era piccolissima. E adesso invece finalmente posso passeggiare in camera. E poi guardate qui che effetto. Allora, vediamo un po' però cosa ho fatto. Allora, sostanzialmente ho attaccato un monitor. Ovviamente si può allungare. Quando edito, ragazzi, lo tengo così. Così almeno ce l'ho abbastanza lontano dal computer. Quando invece voglio giocare, io questo lo stendo completamente, ok? Appendo qui il mio bel volante e c'ho il monitor più vicino. Poi, volendo, il monitor si può mettere anche tutto da una parte, quindi decentrato completamente nella scrivania, così almeno posso editare di qua e lavorare dall'altra parte nel caso. Gli unici cavi che escono sono cavo dell'alimentazione, questo qui, e cavo purtroppo dell'HDMI, che deve per forza andare dentro questo adattatore. Ovviamente i Mac non hanno l'HDMI. Il lavoro di cable management che ho fatto è fantastico. Non ci sono cavi penzolanti, eccetto un cavo che si vede probabilmente anche da qui. Vedete che c'è un cavo lì bianco, che è l'unico cavo che si vede. Tutto appeso dietro la scrivania con dei supporti, eccetera eccetera. Qui ho fatto un po' un riordino di tutti gli hard disk. Questo hard disk principale, con sopra incollati questo multiporta USB e questo caricatore per le batterie della mia Sony. Non me li porterò mai in viaggio, mentre le cose che di solito mi porto in viaggio sono gli SSD, un hard disk portatile che ho dentro questa confezione, che
sì, li prendo su e me ne vado. E poi l'altra cosa che magari farò è comprare questo, comunque un supporto metallico con i buchi, che appenderò qui, dove magari mettere tutti gli hard disk e lasciarli nei vari appositi contenitori appesi, in modo tale che ho meno cose ancora sul tavolo e ho la scrivania sempre libera. Però dovete capire che per chi fa video su YouTube, che almeno fa un video a settimana, cioè immaginate tutte le volte tirar fuori la camera, la GoPro, tutte ste robe, poi ogni volta che filmi fai fuori 4-5 batterie, tutte le volte tornare, tirar fuori tutti i caricatori. Invece così ce li ho fissi questi qua, io arrivo, metto le batterie in carica, me le riprendo e li metto via. Ci tenevo a non nascondere la ciabatta proprio perché voglio che sia comoda da raggiungere, non voglio che sia sotto il tavolo che devi guardare, devi star lì a cercare il buco eccetera eccetera. Volante e pedaliera che per adesso ho appoggiato lì. Allora, ho comprato in realtà questo supporto, così tutte le volte che voglio giocare io prendo questo supporto da sotto il tavolo, che sarà piegato sotto il tavolo, tiro fuori, apro, c'ho tutto già setappato giusto. Altra cosa che non vi ho fatto vedere è riordinare tutto il piano qui sopra, dove ho la mia cassa, che è una cassa portatile, da quando vado anche a girarmi la porto dietro, torno a casa, la metto in carica così sulla basetta. E qui ho messo un po' di trofei, robe varie, più ho usato questo trofeo per nascondere UPS e lì dietro un'altra ciabatta dove ci sono attaccate lucine. Questo qua nasconde tutto sostanzialmente. Altra cosa che ho fatto è aggiungere un piccolo LED qua, così quando ho bisogno di più luce, volendo, ho anche questo LED. Tac, altra lampada lì sopra, che nel caso questo tiro giù e metto così, e così posso lavorare, ho ancora più luce. L'ultima cosa che ho fatto è aggiungere questa mensola, che è così almeno a me piace. Oh, chiamata. Oh, un arboreto. Pronto. Allora, io sto partendo ora, intanto dove... va bene, arrivederci. Ciao. Vedete l'arboreto? L'arboreto è sempre presente, ragazzi. Comunque dicevo, sostanzialmente abbiamo mensolina. Io amo arrivare in camera, ma mettere giù le cose essenziali tipo chiavi, portafogli, telefono, e metterle giù e avercele sempre in vista. Sempre prima di uscire devo controllare questo mobile, prendere queste tre cose e portarmele via. Questo, diciamo, è più l'effetto che fanno le lucine. Adesso, tra l'altro, ragazzi, è ancora giorno, Di sera è veramente una figata, infatti volevo aspettare un attimo, però appunto volevo farvela vedere anche dopo, più tardi, quando calano le tenebre, perché l'effetto è ancora più bello secondo me di sera. Però adesso mi spiace per voi, ma vado a farmi un bel giro in bici con l'arboreto che mi ha appena chiamato. Ci vediamo stasera per il test finale, postazione, e vi faccio vedere la figata delle luci. Ragazzi, c'è un arboreto! Cosa bisogna fare per salire di qua? Attento, 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 attento! No! E si ritorna. Dopo essere andato a girare con l'arboreto, finalmente posso farvi vedere la resa di sera, che secondo me è ancora migliore. Sono le 00:38, cioè mezzanotte e mezza passata, però questa potrebbe essere una prima soluzione. La cosa figa è che io ho il telecomandino o entrambi i colori, o singolarmente io posso tranquillamente decidere: sopra metto il blu, sotto il rosso, entrambi verdi, entrambi blu, arancione, sono tutti i colori sostanzialmente. Ah, poi l'altra cosa figa è che si può anche fare tipo così, che diciamo variano le lucine, quindi cambiano il colore in automatico. Ecco, forse alla sera rende di più questo obiettivo, che è il grandangolo appunto, in cui posso creare degli sfocati maggiori. Diciamo che lo sfondo dà molto meno fastidio, rimane un po' più così. Ecco, avete capito la sensazione. Direi che però per oggi possiamo concludere finalmente questo video. Se poi avete qualche consiglio per migliorare ancora di più la postazione, qualche consiglio di inquadratura diverso che pensate, però direi che passare da un'inquadratura così... Bentornati a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video ad un'inquadratura così, e benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video del Toto. Direi che abbiamo già improvato, abbiamo già migliorato parecchio. Proprio oggi, ragazzi, il canale YouTube ha superato Instagram. Ho iniziato a fare video settimanalmente da meno di un anno. Adesso devo dire il contrario. Chi non mi segue anche su Instagram, di voi YouTube, andate a seguirmi anche su Instagram. Iscrivetevi al canale, mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Yo. Like a battle cry and leave the ones who didn't, looking stupid while they're asking why. Couldn't lie, I really do this for the ones I love. Those who treat the music as a vice and lyrics like a drug. Those who need advice on how to lift their spirit high enough to break out of the box they make up lives they know aren't good enough.